Ciao amici, tra poco ricomincia la scuola e oggi volevo fare un po' le prove generali di quello che sarà il giorno prima del primo giorno di scuola, quindi più che altro la sera prima, per appunto prepararsi al meglio a questo nuovo inizio e volevo un po' portarvi con me per condividervi anche un po' qualche consiglio per iniziare al meglio. Come prima cosa farò una super doccia, quindi iniziamo. Come sapete, io prima della doccia faccio sempre hair oiling, quindi applicare degli oli sui capelli per avere dei determinati benefici. Uso quello di miele, che è un mix di oli che contiene anche olio di rosmarino, quindi va proprio a stimolare la crescita di capelli forti e sani. Lo utilizzo da davvero un sacco di tempo e ho visto un sacco di benefici proprio su di me, ma anche su mio fratello. Mio papà lo usano ormai tutti in casa, ne avrò consumate, non lo so, 4 boccette penso, se non di più. Questa è l'ultima che ho finito e questa è la nuova che ho riniziato. Dopo averlo applicato sulla cute è importantissimo anche massaggiare per stimolare il microcircolo. Io mi trovo bene con questa spazzola in silicone, però potete anche tranquillamente massaggiare con le mani. Parlando dell'inizio della scuola, il più grande consiglio che posso darvi, soprattutto a chi inizia una nuova scuola, una nuova classe, proprio un insieme di novità, è di stare tranquilli e di ricordarvi sempre che è una grande novità per tutti, quindi non dovete preoccuparvi di cosa potrebbero pensare gli altri, ma dovete solo preoccuparvi di come potete fare per far star bene voi stessi, perché alla fine tutti si preoccuperanno perché è una novità per tutti e quindi, come si può dire, la cosa più importante è cercare di vedere la cosa in modo tranquillo, in modo bello, come una bella opportunità per vivere delle novità, ecco. E un'altra cosa super importante è cercare di non prendere male l'inizio della scuola, cioè nel senso capisco che uno possa pensare uffa, che palle, inizia la scuola, io stavo bene a casa, stavo bene d'estate, però è una cosa che dobbiamo fare, cioè a scuola bisogna andarci, quindi non ha senso vedere la parte negativa. Applico il mio impacco, dicendo che visto che è una cosa che cioè comunque va fatta, è meglio cercare di ricordarsi quali sono le cose belle, cioè le parti belle dell'andare a scuola e non concentrarsi solo su quanto si stava bene d'estate, ecco, non so se mi sono spiegato, e cercare di ricordare che ci sono delle cose belle anche nell'andare a scuola e l'importante è cercare di dare più attenzione a quelle rispetto che al resto. Comunque, parlando dell'impacco, come avete visto, ho inumidito i capelli, adesso sto applicando un po' di maschera e di olio, adesso vi faccio vedere nello specifico quali sto mettendo. Maschera questa qua di Fructis e olio, adesso sto utilizzando questo qua di Avon, tipo Advanced Techniques Absolute Nourishment, però cioè in generale quando faccio l'impacco prendo un olio abbastanza a caso. Con l'olio di miele mi concentro di più sulla cute, invece la maschera la applico sulle lunghezze e concentrandomi sulle punte che sono la parte più danneggiata. Dopo aver messo i miei oli e il mio impacco, leggo i capelli ed è importante legarli tipo leggeri, cioè non tirando troppo, perché quando i capelli sono umidi o comunque con gli oli sono più fragili, quindi non vanno assolutamente tirati. Comunque, adesso che sembro un uovo, aspetto con tutto ciò in testa circa un'oretta, 2 ore. Comunque, la cosa importante è non tenere in testa gli oli più di 4 ore, perché da quel che ho capito potrebbero tipo ossidarsi e irritare la cute, quindi attenzione. Nell'attesa vi consiglio di passare un po' di tempo a fare qualcosa che vi piace. Io per esempio penso che disegnerò un po' sull'iPad, guarderò un po' Pinterest, qualche video su YouTube, queste cose che proprio mi rilassano. Poi se c'è anche qualche mio amico che ha voglia, penso giocherò anche un po' a Minecraft. Prima di fare la doccia ho accennato come consiglio doccia, do quello di fare una doccia super completa, rilassante, proprio dedicarvi del tempo a voi stessi. Ora non sto a dilungarmi con che cosa ho fatto per questa doccia, perché ho fatto diversi video sulla mia Everything Shower, Reset Routine, tutte queste cose qua. Comunque ho fatto una super doccia, è stata davvero super rilassante, cioè proprio una di quelle che uno esce e si sente rinato. E poi ho cenato e mi sono fatto anche una cena buona, cioè che a me piace, mi sono fatto l'hamburger e adesso mangio anche il gelatino. E un consiglio può anche essere di prepararsi qualcosa di buono per rendere ancora più speciale questa giornata, per prepararsi poi a questo appunto nuovo inizio. E adesso mi mangio il mio gelatino e adesso penso passerò il resto della sera a fare cose che mi piacciono, quindi disegnerò un po', giocherò un po' a Minecraft, guarderò, non lo so, un episodio di una serie che mi piace, cose di questo tipo.
E poi circa un'oretta prima dell'ora a cui volete andare a dormire, e io consiglio di andare a dormire non troppo tardi, fate lo zaino, quindi raccogliete tutte le cose che vi servono, che io adesso non ho ancora pronte perché adesso non è davvero il giorno prima del primo giorno di scuola, quindi non ho ancora fatto tutto il mio shopping back to school, però cercate per tempo di mettervi con calma, organizzare tutte le cose che vi serviranno per scuola, scegliere un outfit comodo e prepararvelo la mattina prima, che questa qua è una cosa che in generale io faccio tutto l'anno scolastico, perché la mattina sono così addormentato che non ho le forze di scegliere come voglio vestirmi. L'ordine per me sarebbe doccia, cena, poi un po' di relax, cose che ti piacciono, per esempio come ho detto io penso disegnerò, giocherò un po' al computer e quelle cose lì, poi un'ora prima di andare a dormire raccogliere un po' le cose che vi servono per la scuola e preparare lo zaino, preparare l'outfit, poi io farei skincare e più tardi quando arriverà il momento della skincare vi farò anche vedere che accortezze io adotterei per la skincare prima del primo giorno di scuola. Come ultima cosa, prima di andare a dormire, farei un po' di journaling, che per me è una cosa davvero importantissima. In questo video vi darò già un po' qualche informazione, ma poi uno di questi giorni voglio prendermi il tempo per registrarvi un video super completo sul journaling, che è una cosa che davvero a me aiuta tantissimo e che trovo davvero davvero importante, quindi voglio proprio spiegarlo bene bene, però già in questo video, più tardi, quando arriveremo al momento del journaling, vi darò qualche tip e qualche consiglio per farlo al meglio. Il journaling sicuramente è una di quelle cose che io vi consiglio di poi inserire nella vostra routine che avete in generale tutti i giorni prima di scuola, tutti i giorni dell'esame, tutti i giorni, perché davvero vi cambia il meglio, lo dico sempre. Comunque io adesso vado a fare un po' quello che mi va e noi ci vediamo dopo. Nonostante non sia davvero il giorno prima del primo giorno di scuola, ho tipo composto un po' l'astuccio perché ormai mi sentivo tipo in back to school vibes. Faccio un po' vedere che cosa ho messo. Tipo una penna di quelle tipo lapis meccaniche. Pennelli, perché tutte le volte che mi servono i pennelli a scuola li ho dimenticati a casa e quindi mi metto un po' di scorta nell'astuccio. Rush pen acquarellabili tipo di colori pastello, ho scelto di mettere quella arancione, azzurra, viola tipo lilla e rosina. Vorrei una verde ma non ce l'ho. E delle mie penne preferite, quelle di Muji, che in realtà non sono le mie preferite, sono le mie seconde preferite, perché quelle al primo posto sono le Pen Planner Gel, però quelle di Muji sono più estetica. E ne ho messe due blu, cioè due rosse, nere, e una di queste qua blu. Quelle nere le uso per scrivere, questa qua blu la uso per i disegnini, perché è tipo di un blu che boh, mi piace per i disegnini. Lapis e carboncino rosso. Mini crema mani di Hello Kitty, mi ero dimenticato. Comunque dicevo che devo comporlo meglio, ovviamente per quando inizierà la scuola, però mi sentivo un po' in mood tipo astuccio, e quindi ho fatto un po' l'astuccio. Ovviamente vi consiglio di preparare astuccio, essere sicuri di avere tutti i quaderni, le cose che vi servono prima della sera prima. E la sera prima semplicemente mettere tutto nello zaino, ecco. Adesso arriviamo alla skincare. Il mio consiglio principale è quello di non fare cose strane. Usate quello che usate sempre, che sapete che non vi crea problemi. Nel caso potete giusto inserire, per esempio, una maschera idratante. Più tardi ve ne consiglio qualcuna che trovo buona. Però appunto non fate cose strane, tipo che non avete mai fatto, che non sapete che cosa possono far succedere alla vostra pelle il giorno prima del primo giorno di scuola, pensando oddio faccio questa cosa, l'ho vista su TikTok, sembra fighissima, adesso la faccio così domani mi sveglio con una pelle bellissima. Ecco, meglio di no, perché se è una cosa che non avete mai provato sulla vostra pelle, non sapete come può reagire il giorno dopo la vostra pelle. Conviene evitare, secondo me, per evitare, non lo so, che il giorno dopo vi svegliate con qualche reazione strana. Adesso vi faccio vedere qualche maschera idratante che potreste inserire se vi va, perché alla fine queste sono una cosa super tranquilla che è difficile che vi crei problemi, però aggiunge quella coccola in più, quel momento in più dedicato a voi stessi. E poi le mie preferite in assoluto ultimamente sono queste qua di Habib, che sono maschere tipo in gel, quindi si possono tenere sul viso anche di più, una volta che uno le toglie lasciano proprio una pelle super luminosa e idratata. Sono ottime quelle di Dr. Jart, che si possono trovare da Sephora, quelle di Garnier, che si trovano un po' ovunque. La mia preferita è quella rosa ai probiotici, però anche questa qua Cryogelly è molto particolare, dà proprio un effetto fresco sul viso. Sennò anche quelle di Mison sono buone, ma alla fine quelle idratanti vanno bene un po' tutte. Consiglio in poche parole può essere: non fate cose strane il giorno prima del primo giorno di scuola.
per la skincare, e questo in realtà vale anche per la doccia, cioè non l'ho detto, ma non vi mettete a usare prodotti per capelli che non avete mai usato, cose che non sapete che risultati vi danno, perché boh, potrebbero darvi dei risultati che non vi aspettate, delle reazioni strane. Io finisco qua con la mia skincare che come vedete è molto particolare e lunga, però perché questo è quello che so che su di me funziona. Poi se avete una skincare super semplice va benissimo quella, anzi meglio che fate quella, come ho detto, che provare cose nuove che non sapete che risultati vi danno. Comunque, vabbè, io finisco con la mia super skincare perché, come sapete, sono fissata, quindi uso tante cose, si può dire. Ora, appena finisco, passiamo all'ultima parte, quindi al journaling, che per me forse è una delle più importanti e più... cioè, che più vi consiglierei. Se vi dico prendete un consiglio da questo video, prendete il journaling. Altre cose che ho detto sono importanti e ci credo molto, ovviamente, perché sennò non ve le consiglierei, però il journaling è davvero una cosa che a me ha cambiato tutto al meglio, ecco. Il fratello mi ha chiesto se andavo a giocare con lui e dei suoi amici a un gioco da tavolo. Adesso è 1:30, però noi ignoriamo questa cosa, facciamo finta che sono le 9:45 e che è il giorno prima del primo giorno di scuola. Arriviamo all'ultima fase della mia routine della notte, cioè della sera prima del primo giorno di scuola. Quindi il journaling, prendo il mio bellissimo journal, il mio bellissimo astuccio con le cose del journaling. Adesso vi darò un po' di informazioni generiche, non molto approfondite, poi sicuramente farò un video apposta. Comunque io sicuramente inizierei la pagina scrivendo la data di oggi, quindi nel caso che sia davvero il giorno prima del primo giorno di scuola, scriverei 17 settembre, perché inizio il 18 settembre. E iniziare tipo tutto con la gratitudine, quindi inizio scrivendo una serie di cose, di solito 5 cose, 5 è il mio numero preferito, 5 cose di cui sono grato di questa giornata. Mentre lo scrivo è importante avere proprio l'intenzione, sentire davvero questa gratitudine. Inizio scrivendo queste 5 cose, poi a me piace farlo tutto carino il giorno, e quindi farò tipo gratitudine, frutti dei fiorellini, tutto bellino con i pennarellini. Voi potete farlo come volete, ovviamente a me piace aggiungerci la parte creativa, che poi non lo faccio sempre, però le sere che mi va lo faccio, e sicuramente il giorno prima del primo giorno di scuola lo farò, perché mi fa sentire ancora meglio farlo così. Dopo questa parte della gratitudine, a me piace raccontare la mia giornata. Solitamente cerco di concentrarmi su come mi sono sentito in certi momenti specifici, e alle volte, se per esempio ci sono anche sensazioni negative, cercare proprio di analizzarle. Questa è una cosa che in generale mi aiuta tantissimo. Questa è una parte però del journaling, cioè ci sono tante tante cose che vorrei dire, quindi quello che vi consiglio di fare in questo momento, veramente il mio video sul journaling non sarà ancora uscito, di informarvi anche semplicemente su YouTube, dopo aver visto questo video sul journaling, se non avete mai fatto journaling, per capire cosa potrebbe funzionare meglio per voi. Io ho anche per esempio una lista di diversi input da cui può nascere una pagina, che potete anche semplicemente trovare su Pinterest, cioè scrivere tipo journaling inspo e vi escono. E per esempio, se una sera trovo particolarmente tempo o voglia di fare questa cosa, vado nella mia lista di ispirazioni, si può dire, e sviluppo uno di quei argomenti. Oppure per esempio in fondo al mio journal io ho una parte dove ho scritto tutte le cose che voglio approfondire, tipo cose su cui voglio scrivere, perché appunto il journal alla fine è una cosa abbastanza flessibile, dove potete fare quello che volete, quindi io lo uso sia per la gratitudine, sia per raccontare, analizzare la mia giornata, sia per ragionare su diverse situazioni, perché scrivendole io ragiono meglio. Quindi cioè, per me fare journaling è una cosa abbastanza flessibile che include tante tante cose. Io prima del primo giorno di scuola farei sicuramente la gratitudine, che quella è una cosa che faccio sempre, non manca mai nelle mie pagine. E poi dipende da cosa volete fare voi, quindi quello che vi consiglio di fare è di informarvi, ecco. E altra cosa, potete usare il quaderno che volete, la penna che volete, basta che sia un quaderno dove potete scrivere e una penna con cui potete scrivere. Se qualcuno lo volesse sapere, il mio quaderno è di Muji, è di quelli tipo con una spirale che si può aprire, dove possono aggiungere le pagine e gli sticker li ho un po' raccolti in giro. La penna è la penna di Muji, però la ricarica non è di Muji, ma è della Pentel Energel, che è la mia penna preferita.
la metto in quella di Muji semplicemente perché è più estetica. Nulla, dopo questo posso andare a dormire e facciamo finta che siano le 10 e non l'una passata, perché io ho intenzione di andare a dormire alle 10 quando ricomincio la scuola, perché secondo me è l'orario perfetto, pensando anche all'orario a cui dovrò svegliarmi, però voi ovviamente dovete trovare l'orario adatto a voi, cioè nel senso se andrete davanti a scuola e potete alzarvi alle 7:30 potete anche andare a dormire dopo, poi dipende anche da quante ore volete dormire, eccetera, eccetera, però cercate di non andare a dormire troppo tardi e in generale di non dormire troppo poco quando c'è scuola, perché dormire tanto e bene fa un'enorme differenza su un sacco di aspetti della vostra vita. Vado e vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto del video e vi ricordo di seguirmi, lasciare un like e tutte queste cose qui. Ciao!